e benvenuti a questo primo tutorial di Lego Mindstorm. In questo tutorial parleremo soprattutto del motore, però all'inizio spiegheremo anche a che cosa servono gli altri componenti. Per fare una breve introduzione, il Lego Mindstorm è un robot fatto con i Lego. Se cominciamo subito, il componente più importante del Lego Mindstorm è il suo computer, dove all'interno si può programmare o prendere delle misure. Dopo c'è il motore, che di solito viene utilizzato per far muovere il Lego Mindstorm. Dopo c'è il sensor color, cioè il sensore dei colori. Di solito il sensor color viene utilizzato per seguire delle linee o riconoscere un colore. Dopo c'è il touch sensor, che quando spingi il tuo pulsante, il Lego Mindstorm può compiere delle diverse missioni. Come ho detto prima, adesso approfondiremo il motore. Si dice il vero motore si trova qui, nella parte più larga, e dopo, con grazie degli ingranaggi, arriva a questa parte, alla parte rossa, che fa muovere il Lego Mindstorm, che fa muovere le ruote. Anche questo motore dietro, come gli altri motori o gli altri sensori, ha un attacco per collegarlo al Lego Mindstorm. Però di motore non c'è solo questo, c'è anche il motore medio. Il motore medio, come possiamo vedere, è molto diverso dall'altro, infatti viene anche utilizzato diversamente. Viene di solito utilizzato per dei meccanismi, ma si può sempre attaccare al display come l'altro motore. Siamo giunti alla fine di questo primo tutorial, spero che vi piaccia e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!